Lei mi chiede in pratica il rapporto eh, tra la sofferenza e la conoscenza amorevole di Cristo, che in Paolo raggiunge effettivamente anche una riflessione teologica molto complessa, che parte proprio, come abbiamo visto dal brano della spina nella carne, che parte proprio dalla sua stessa esperienza personale, un uomo che ha portato eh, il suo tesoro, così chiamava Paolo Gesù Cristo, la conoscenza amorevole di Cristo, in un vaso fragile, eh, la sua umanità fragile, per di più, un vaso che si scontrava continuamente con delle difficoltà, dei pericoli, delle persecuzioni, proprio a motivo del ministero apostolico che era il modo di Paolo per vivere da figlio di Dio, lui è stato chiamato a questo, ma eh, questo eh, avviene anche nella vita di noi cristiani, c'è un rapporto molto stretto tra la conoscenza amorevole di Cristo e l'esperienza della sofferenza, non nel senso che eh, Cristo ci mandi delle sofferenze, per portarci a una conoscenza maggiore di lui, non nel senso che eh, Dio ci metta alla prova, ci metta in tentazione, ci mandi delle disgrazie, per purificare e far maturare la nostra fede in lui. Eh, questa è una visione distorta del cristianesimo e rischia di confondere il cristianesimo con il masochismo, cioè con un amore quasi della sofferenza per la sofferenza. Invece, come giustamente eh, ha intuito lei, eh, il dolore può diventare un ambito in cui eh, fare esperienza eh, di Gesù Cristo se è vissuto con gli stessi sentimenti di Gesù Cristo stesso. Appunto Paolo, che nella lettera ai Filippesi invita i suoi figli spirituali a, ad avere gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. E quali furono i sentimenti di Cristo Gesù soprattutto nel momento della sua passione e della sua croce? Non furono sentimenti di rivolta contro Dio. Eh, certo Gesù Cristo Urla eh, dalla croce, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato, ma questo non è un grido di rivolta contro un Dio sordomuto, un Dio lontano, ma è una preghiera, è un salmo, è il salmo 21, che inizia come un de profundis, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato, ma poi piano piano finisce come un magnificat. Eh, eh, che inneggia al Dio della vita che ha liberato eh, l'orante, il salmista e quindi Gesù Cristo esprime con questo eh, salmo eh, la sua fiducia nel Dio della vita anche se vorrebbe certo sentirlo in quel momento più vicino ancora proprio perché sta soffrendo però appunto quel suo urlo non è un urlo di rivolta, di protesta contro Dio. Eh, Tant'è che l'evangelista Luca preferisce eh, testimoniare che sulle labbra di Gesù c'era un altro salmo che esprimeva maggiormente questo affidamento: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito il Salmo 30, a cui Gesù peraltro aggiunge quel padre che non c'è nel Salmo. Ecco quindi l'atteggiamento di Gesù, il sentimento che Gesù ha coltivato in quel momento non era di eh, rivolta, ma di fiducia e non era nemmeno l'atteggiamento della eh, passiva rassegnazione al male. Appunto Gesù fino alla fine urla. Urla il suo desiderio di vita e lo urla al padre. Quindi, nemmeno la rassegnazione al male, alla sofferenza, è un atteggiamento di per sé cristiano. Anche se non voglio giudicare nessuno, perché chissà quando la sofferenza toccherà a ciascuno di noi, come riusciremo a. A viverla in quel momento. Però, se vediamo Gesù Cristo notiamo che il, il suo atteggiamento non era quello del rassegnato. Gesù non muore da rassegnato. Gesù muore piuttosto in, in un atteggiamento che potremmo definire così: di resistenza e di resa: resa a Dio, Padre, non la mia ma la tua volontà sia fatta. Certo, Gesù prima. Gli ha detto nel Getsemani: Padre, allontana da me questo calice. Ma poi subito aggiunge: Tieni conto di questa, mia, di questa mia richiesta, ma a partire dalla tua volontà, perché la tua volontà è sempre salvifica. E io mi fido di questa tua volontà. E questo abbandono eh, diventa sempre più limpido sulla croce, Padre, nelle tue mani. Affido il mio spirito, affido la mia vita, quindi una resa senza condizioni a Dio. Senza condizioni vuol dire senza determinare il modo, senza mettere quindi la condizione di poter determinare il modo per giungere alla salvezza. Io, Gesù, mi metto nelle tue mani e sii sì tu, Padre, a determinare questo modo. Come, in questo momento in cui non vedo cosa capiterà, eh, presumo che capiterà la morte eh, perché sono crocifisso, ebbene, sono in una specie di vicolo cieco. Padre, determina tu il modo di far sgorgare vita da questa morte. Sono in questo vicolo cieco perché fino adesso pensa Gesù, fino adesso ho, ho sempre detto che sono io a portare la salvezza in questo mondo, ma come fa la salvezza a continuare a venire in questo mondo se gli uomini mi stanno uccidendo, stanno uccidendo me, il mediatore definitivo, ultimo della salvezza? E dunque Gesù, non, e d'altronde, se, se scende da quella croce come gli urlano da sotto, se scende da quella croce, non annuncia il vero volto di Dio, come ha sempre fatto, un Dio che rispetta la libertà degli uomini. Che, che non si impone, se scende, lui si impone, impone Dio, un Dio appunto che fa miracoli per schiacciare la libertà dell'uomo. E allora Gesù è sulla croce, in questo vicolo cieco e dice a Dio, determina tu come far sgorgare salvezza da questo momento di croce, come far sgorgare, il modo con cui far sgorgare vita dalla morte. Quindi vede una resa incondizionata al Padre, ma da questa resa incondizionata Gesù riceve la forza dal Padre, riceve ultimamente lo Spirito Santo dal Padre che gli consente di resistere al male, anzi di contraccambiare il male, di cambiare il male con il bene, di contraccambiare a chi gli sta facendo del male il bene supremo, cioè il perdono. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ecco, questi sono i sentimenti di Gesù in croce. Una obbedienza radicale alla volontà del Padre ritenuta sempre salvifica. E d'altra parte, un'amabilità nei confronti delle persone che gli stanno facendo del male una resistenza al male fondata su una resa incondizionata a Dio. Se noi cristiani abbiamo la forza, e anche questa è proprio da chiedere al Padre, di vivere le nostre spine nella carne così, le nostre croci così, allora il dolore diventa un modo per conoscere Amorevolmente Gesù per immedesimarci in Gesù, per fare un tutt'uno con lui come dice San Paolo e dunque in questo modo la nostra sofferenza diventa salvifica, non perché il dolore in quanto tale è salvifico. Dalla croce viene croce, dalle sofferenze viene, vengono altre sofferenze, dal male sgorga sempre altro male di per sé. Ma, se uno vive eh, i momenti crocifiggenti della sua vita con questo atteggiamento di Gesù, di resistenza al male, arrendendosi a Dio, quella, quella croce, quel periodo crocifiggente, quel dolore diventa salvifico. Ecco ciò che ci ha detto San Giovanni Paolo II nel suo pronunciamento magisteriale, Salvifici doloris fondato su una convinzione di fede che poi questo grande Papa ha saputo vivere fino alla fine. Grazie tantissimo di questa sua domanda.